Il commissario Montalbano. Trama e anticipazioni della nuova stagione. Una delle fiction più amate dei palinsesti Rai sta per fare il suo ritorno. Nella programmazione invernale, infatti, i telespettatori potranno finalmente rivedere il commissario Montalbano alle prese con i suoi casi irrisolti. Ecco che cosa succederà in quella che, secondo alcune voci, potrebbe essere la stagione conclusiva della fiction. Il commissario Montalbano, l'omicidio di Carmelo. Nella nuova stagione della fiction chiamata Il commissario Montalbano, il metodo Catalanotti al centro dell'attenzione ci sarà proprio Carmelo Catalanotti. Questa, secondo quanto trapelato, potrebbe essere l'ultima stagione della serie TV che forse ha riscosso più successo tra tutte quelle mandate in onda dalla Rai. Lo si evince dalle parole di Luca Zingaretti, che ha più volte manifestato la sua intenzione di abbandonare la Rai. Se così fosse, questo sarebbe l'ultimo capitolo del commissario Montalbano, anche perché sarebbe impossibile sostituire il protagonista, data la sua importanza. Le anticipazioni della nuova stagione svelano che proprio Carmelo Catalanotti verrà trovato privo di vita. Immediatamente sia il commissario che gli altri investigatori si accorgono che la causa della morte è una pugnalata al petto. Fin da subito però i sospetti aumentano perché la salma di Carmelo è eccessivamente composta. Sembra che non abbia neppure perso sangue e non è questo che accade con un accoltellamento. Montalbano capisce che bisogna scoprire subito il movente dell'assassinio, perché soltanto così si potrà intuire quali sono state le modalità con cui Carmelo ha perso la vita. Il commissario viene presto a sapere che Catalanotti era uno strozzino. Chi lo conosceva però parlava abbastanza bene di lui e sosteneva che non avesse metodi aggressivi per riscuotere eventualmente il denaro e che non fosse molto esoso. Di conseguenza probabilmente il movente non è legato al lavoro che svolgeva, poiché Carmelo non aveva molti nemici. Il commissario però scopre che l'uomo svolgeva anche altri lavori e che la sua vita era molto più ricca di ciò che sembrava. Il commissario Montalbano, la scoperta del metodo. Il commissario scopre che oltre ad essere un usuraio, Carmelo era anche un grandissimo appassionato di teatro, dove lavorava come artista. Aveva anche fondato la Trinacriarte, una compagnia amatoriale di Vigata. Una caratteristica indispensabile per farne parte era essere ossessionati dal teatro e fare di quest'ultimo tutta la propria vita. Carmelo veniva chiamato il guru, che però non era soltanto una guida per i suoi adepti, ma talvolta anche il loro incubo a causa del suo modo di fare crudele e spietato. Questo era quello che lui chiamava il metodo e che era davvero molto inquietante perché teneva i suoi adepti indissolubilmente legati sia al teatro che a lui. Montalbano si accorge subito, dopo averlo scoperto, che quanto gli è successo è legato al suo metodo. Ma a complicare ulteriormente la situazione è Mimì Augello, che mentre corre disperata, dopo aver visto suo marito tra le braccia dell'ennesima amante, scopre che a terra c'è un cadavere. Sconvolta, avverte il commissario, ma il mistero si infittisce perché, quando i due si recano sul posto, non trovano più la salma che aveva sconcertato Mimì. È stata portata via da qualcuno? Ha a che fare con quanto accaduto a Carmelo? A queste domande dovrà rispondere l'amato commissario. Che cosa ne pensate? Siete felici di vedere una nuova stagione di questa fiction? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.